tu sei per me. Bene, carissimi amici, stiamo a Roma, la campagna romana è molto bella, utile, ci sono tanti bei prodotti che nascono proprio nelle campagne vicino Roma. Qui ci troviamo a Prima Porta, in questo terreno, in cima a questa collina, c'è una torre che risale al XII secolo. All'interno di questa proprietà noi abbiamo allestito, diciamo, delle cantine per la salatura prima e stagionatura poi del pecorino romano che produciamo in un altro stabilimento ad Aprilia. Queste grotte risalgono circa al primo secolo avanti Cristo, in piena epoca augustea. Da circa un secolo sono diciamo utilizzate per la stagionatura del pecorino romano. La nostra azienda è nata nel 38 e prima della nostra azienda c'erano qualche altro artigiano che svolgeva la stessa attività, diciamo, in piccolo. Avete ascoltato la voce proprio del signor Giuseppe Brunelli. Buongiorno signor Giuseppe. Buongiorno. Noi siamo proprio sotto questa torretta che sta lì sopra e qui sotto abbiamo queste grotte. Vogliamo visitarle? Esatto. Vediamo anche Alessia, la figlia, salutiamo anche il fratello di Alessia. Ciao Alessia, come stai? Benvenuto. Oh, vedi. Ciao, tu come ti chiami? Remo. Remo. Ah, ecco, Romolo e Remo, Roma, ci è fatta Roma, Remo, Romolo e Brunelli. Andiamo, va. Allora, entriamo dentro. Eccoci qua. Bene, avventuriamoci, che meraviglia. Io dico, molte volte uno va al nord a cercare, a vedere tante grotte o cantine o comunque, non so, capannoni dove si conservano formaggi, solo che dico spesso loro al nord hanno questa furbizia di stare un po' più in televisione e noi meno e far conoscere meno quello che fate voi. Eppure dietro il pecorino c'è una storia, c'è un lavoro enorme dietro. Il pecorino è nato con Roma, da qui anche l'aggettivo romano, proprio perché è nato da Roma, in quanto Roma è stata fondata da pastori. Questo pecorino, questo vediamo anche in celofanato, mi sembra, cos'è? Cioè è fresco, è sottovuoto, cos'è? Questo viene messo dopo circa 10 mesi di stagionatura, viene preservato, diciamo, nella maturazione con delle buste particolari che consentono la traspirazione continua, l'ossigenazione del prodotto, in quanto il formaggio è un prodotto vivo. Quanto tempo resta qui? Minimo la produzione romana 18 mesi. Perché il pecorino romano si produce a Roma e in Sardegna. Il pecorino romano è nato sempre minimo di 18 mesi, poi nel corso degli ultimi 20 anni purtroppo è stato molto modificato a causa di diverse ragioni, è stato portato da consorzio dai 12 mesi ai 10, agli 8 e ai 5, però noi come produzione Brunelli preserviamo 18 mesi naturali dal quale. Io ho fatto assaggiare a Fiorello, tanti gli amici, e devo dire che veramente, come ha detto lui, è un pecorino straordinario, perché non è eccessivamente piccante, cioè che ti dà fastidio, è equilibrato nei sapori, nei profumi. Non salato. No, bravo, ecco. Niente, ma non bravo, io stavo arrivando lì. Vogliamo dare un vostro sito, una vostra mail? Cioè, adesso ci stanno vedendo, ascoltando, e qualcuno dice: io voglio mettermi in contatto. A parte che loro stanno anche sul nostro sito, che sta andando fortissimo. Noi lo ricordiamo: www.lucasardellaegianita, che qui non c'è oggi.it. Il vostro invece per venire. Il nostro è www.brunelli.it. E fra un mesetto ci sarà una sorpresa: saremo di nuovo online finalmente. Ah, che bello. I nostri consumatori potranno entrare, commentarci, darci dei consigli, suggerimenti, e speriamo di essere forti anche online. Permetti di presentarti il nostro capo importantissimo delle cantine, capo area cantine, che sta con noi, con Brunelli, da una vita e mezzo. Qual è il nome? Guido Ornetta. Da quanti anni sta con loro? 33. Non ci credo. Dal 77 faccio. L'avete cresciuto col pecorino? Sì. Guido, guidaci. Guidaci. Andiamo. Allora, attenzione qui alla testa. Va, ah, che meraviglia. Alessia, senti che profumo, che bella sta grotta, guardate. E poi già in ambiente natalizio, come ci troviamo in questo periodo, la grotta così, veramente, al posto dei re magi abbiamo i nostri pecorini che sono altrettanto buoni. Allora, vediamo la salatura che ce la prepara l'amico Guido, giusto?
Brunelli 1938, questa è la vostra maglietta? Esatto, questo è opera di mio fratello Remo. Bravo Remo. Senti, ma il nonno ha iniziato qui, vero? Sì, sì. Quanti anni fa? Del 38? Del 38, sì. 38, ma che bello. Allora, quindi, a che momento particolare viene fatta questa operazione? Cioè, dopo quanti mesi? Questo viene fatto. O subito? No, da subito. Proprio. Ah, subito proprio? Dopo di circa 24 ore, per un circa 6 mesi alternato. A seconda, facendo passare le settimane, viene da più passaggi in maniera che il sale venga assorbito con l'umidità della grotta naturale, con la temperatura naturale. Esatto, pian piano si scioglie. L'assorbimento però è diverso dalla classica cella climatizzata, moderna o meno, perché inizialmente si pensò, diciamo, di fare di trasferire tutto su un unico impianto ad Aprilia, però avrebbe standardizzato la produzione, no, bravissimo, rovinando, diciamo, un discorso qualitativo. Ha un costo maggiore, però come tutte le cose la qualità alla fine ti paga sempre. È vero, questo è vero. Allora dicevamo, quindi dall'inizio viene fatto e poi ogni quanti giorni viene rimesso il sale, quanto tempo insomma? Per circa 6 mesi alternato più volte durante questo arco. Poi viene messo sotto vuoto? Viene, diciamo, va in asciugatura, poi viene messo in sottovuoto particolare, con buste particolari di respirazione. È come un bambino, devi curare il giorno. Curare, sapere, capire come sta, perciò chiedevo. E questo. Poi quando ha 18 mesi lo mandi per strada. Allora, prego, non è che roviniamo facendo questa operazione? No, 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 non si rovina, è una cosa, una prassi, questa. Questa si vede la qualità. Questo si sente. E lo assaggia pure? Ogni tanto sì, qualche cosina sì. Tanto fa bene. Eh sì, al colesterolo. Ma è una scusa o una necessità? È un'esigenza, è una scusa o una necessità? È una necessità. Necessità. Sì, sì, è una... Oh, e poi questo foro che rimane, non succede niente? Ah, perché si rimette il pezzo? Sì, rimetto il pezzo dentro e poi viene bruciato per non far entrare l'aria all'interno. Parlando con l'amico del Coriolano Riccardo, al quale mando un saluto, una sera vado a mangiare, che vado spesso in tanti ristoranti, lui vede la pubblicità vostra sul nostro giornale là e dice: ah, dice, vedi, io sono un cliente Brunelli, ma non mi hanno dato i cuoricini. Ho detto: ma tu vuoi un cuore di una bella donna o vuoi i cuoricini del formaggio? Ha detto: ma io voglio i cuoricini di formaggio, ha detto. Adesso, per dire, loro hanno tanti prodotti anche adesso in questo periodo natalizio, carini, che come mai sti idee dei cuoricini? Beh, per offrire il meglio della forma, ossia il cuore della forma, quindi è l'innovazione del Brunelli DOP tradizionale e oggi proprio ideale per gli aperitivi più sfiziosi. Poi formaggi da tavola, i marchi Alibrandi sono stati acquistati negli anni 90 da papà, quindi fine metà anni 90, Sette Colli e Vergaro, che hanno fatto storia in tutto il Lazio e provincia. A parte il corridoio con i formaggi, ma con questa tavolata, guardate che meraviglia. Beh, mettiamoci dietro, scusate, perché poi è bella come sta fatta proprio per Natale. Ah, ecco che dicevamo prima, Seggiano, la Pecora Nera, poi c'è dei Sette Colli, Vergaro, ma guardate che meraviglia, c'è di tutto. La linea dei caciottoni, quindi pura pecora, e i pepati, e gasperone, quindi al peperoncino e al pepe nero. Il cuore della forma, da 2 grammi ciascuno. Bellissimi e buonissimi. E oggi è nata pure la ricozza da self-service. Tu devi sapere, caro Giuseppe, che lei quando ha detto al telefono, ha detto: chi intervisto? No, io no, perché se no, no io non me la sento, io non qua. Ci pensa papà, mio fratello, che loro parlano molto. Tu parli più di Raffaella Carrà. No, parli. Ma sai, io parlo tanto, però non sono fotogenica. Ma sei, no, sei telegenica. Ma non pure morire. Hai anche le confezioni già. Quindi pronte al consumo, già affettate. Questa è la famosa cappatura nera, è un termine casaro, cappatura. Viene fatta sempre comunque nei vostri pecorini? Questa cappatura risale a oltre un secolo fa. Quando gli inverni erano inverni, il freddo in assenza di ambientazioni, di climatizzazioni, perché non c'erano né frigoriferi né impianti di aria condizionata, serviva per proteggere l'esterno, la buccia del formaggio. Brunelli è una garanzia, abbiamo detto, per quanto riguarda tutta questa linea di formaggi. Diamo una mail, un sito dove tutti possono accedere: www.brunelli.it. Loro sono presenti in tutto il mondo, sono veramente amati da chi ha il buon gusto di assaggiare un buon formaggio, un buon prodotto, perché ripeto, loro hanno un'azienda, ma non è l'azienda Industria che con lo stampino fa la roba. Qui avete visto lui con le mani che metteva Guido, che metteva prima il sale sul pecorino, quindi hanno l'amore che proprio che è fatto in famiglia, perché lui ha 33 anni, mi ha detto se non sbaglio, che lavora con voi, quindi c'è l'amore verso il prodotto.
vogliamo assaggiare, così salutiamo i nostri amici, un assaggino. Guardate come è friabile, soprattutto come è friabile. Mi prendo questo, guarda. Beh, ma veramente, comperatelo, sentite il profumo, che non è quello forte. Sentiamo, dal profumo già si sente. Qui manca un bicchiere di vino, però avremmo fatto già la festa. Noi vi salutiamo, continua il programma. Grazie Alessia, a te complimenti, grazie a voi, Remo. Salutatemi anche la sorella. Giuseppe, complimenti alla grande. Guido, anche a voi. Facciamo un saluto e buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti quanti. Buon Natale, ciao.